mai come in questo momento il turismo diventa un settore trainante e fondamentale per la ripartenza del nostro territorio. È un comparto, quello del turismo, che ha sofferto particolarmente e drammaticamente le vicende di questi mesi, i numerosi sisma che si sono susseguiti, ma dobbiamo in questo momento pensare nuovamente al futuro con un ottimismo e una voglia di tornare ad investire maggiore di quella che nei mesi scorsi ha ovviamente contraddistinto il settore. Siamo fortemente convinti delle potenzialità del territorio piceno, dalla montagna fino al mare, e siamo qui oggi per capire quali gli strumenti giusti per tornare a credere fortemente in questo settore che noi vediamo come industria del turismo, perché gli investimenti sono importanti, la capacità di coinvolgere persone, quindi posti di lavoro, è altissima, e dunque Confindustria, vicinissima al turismo, al nostro distretto turistico, al presidente Matteo Di Sabatino, per un rilancio di questa economia e per guardare ai prossimi 10 anni con grande ottimismo. Turismo, che è la federazione che in Confindustria si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il turismo, e lo intendiamo veramente a 360 gradi, perché parliamo non solo di alberghi, che è sicuramente la prima cosa che viene in mente, ma parliamo di ospitalità nel suo insieme. E quindi si pone l'obiettivo chiaramente di ascoltare sempre la voce della base, e questo lo si può fare solo con una visita nei territori, ragione per la quale siamo qui, territorio nel quale in realtà siamo anche con una doppia finalità, perché questo è un territorio che ha sofferto molto, sta ancora soffrendo, ed è importante dare il messaggio che comunque tutto il mondo del turismo è vicino a questo territorio per metterlo nella condizione di rialzarsi al più presto e in modo efficace. Si è appena svolto questo importantissimo incontro organizzato da Confindustria Ascoli con la collaborazione di Federturismo, proprio per fare un'analisi più puntuale di quelle che sono le risultanti del mercato turistico e le azioni necessarie proprio ad una ripartenza. Abbiamo parlato di tante cose importantissime per gli operatori, abbiamo anche parlato di qualche segnale di rimbalzo che rendono tutti ancora estremamente convinti che il turismo sia ancora un asset fondamentale della riconversione di questo territorio. Da oggi iniziamo un nuovo percorso che sarà indispensabile ad una ripartenza ancora più energica e vigorosa.